Abbiamo nell'anima migliaia di sì che hanno sigillato l'amore delle coppie che ci hanno scelti. Abbiamo negli occhi la felicità di tante persone che hanno raggiunto traguardi importanti, che con onore ci siamo pregiati di rappresentare. Abbiamo nel cuore l'emozione di tanti sorrisi ricevuti in dono da chi ci ha scelto al proprio fianco nei momenti più belli. E abbiamo voglia di testimoniare tante altre storie ancora non realizzate. Non è un sogno. Sei da Collezione Regine, bomboniere e articoli da regalo. Corso D'Amato 59, Arzano. Ma che bella scuderia, ci son tanti giocatori. E tra questi ce n'è uno che si chiama Raspadori. È simpatico e gioviale, sembra proprio un ragazzino. Spesso non lo fan giocare, ma è un campione e ha risposto così. Raspadori, Raspadori, centravanti tu sei tra i migliori. Se hai una palla non la butti fuori, perché Raspadori sei fatto così. Raspadori, Raspadori, della Juve hai spento gli ardori. Con quel gol ci sei entrato nel cuore, perciò Raspadori tifiamo per te. Buonasera, buonasera. È sempre il nostro grande Roberto Rossini con un'altra delle sue invenzioni. Abbiamo ascoltato una bellissima canzone, una bellissima sigla. È qui Gilda Malzatico. Gilda, oggi non è andata bene. Vabbè, allora, lo so, tu eri nero, Claudio, ma nero. Eravamo tutti un po' dispiaciuti, però il mister ha detto chiaramente che voleva fare, diciamo, degli esperimenti. Secondo me, se non li fa adesso... Esperimenti. Poi il Monza è una squadra forte, una bella non squadra, facciamo tragedie. Cioè, non facciamo abbiamo vinto uno scudetto così bello. Bellissimo, però speriamo che la prossima con l'Inter facciamo una bella figura. Allora, stasera... abbiamo un'altra delle nostre puntate bellissime da vedere dal primo all'ultimo minuto, perché qui abbiamo dei grandissimi ospiti, abbiamo il nonno del Napoli, Leonardo Polverino. Eccolo qua, un applauso al nonno del Napoli, che sta qui con noi stasera e fa ballare tutti i tifosi del Napoli e fa festeggiare alla grande, già con il primo scudetto nel 1987, poi con lo scudetto successivo, la Coppa UEFA. Adesso, insomma, speriamo che continuiamo con questi vari festeggiamenti e poi daremo gli appuntamenti per la prossima festa a fine campionato, sperando che Napoli gioca bene, perché se non gioca bene, detto così, nonno Leonardo ha detto che non fa nessuna festa, quindi questo giocatore di Napoli impegnato. La fa lo stesso, la festa, non dire bugie. Per il popolo. Ecco, bisogna... lo so, ma devono giocare bene questi qua. Allora, poi abbiamo Mimmo Condurro, presidente del club Vomero Napoli e presidente delle sociologi della Campania, e poi il nostro amico centravanti Pasquale Giobbe con i suoi 97 gol che abbiamo trovato su Google, eccetera, ricerche. Lui dice di averne fatti molto di più nella sua carriera, centravanti di sfondamento fortissimo. Allora, ecco qua, io vorrei cominciare un po' una sintesi di questa partita oggi con Pasquale Giobbe, che è uomo di campo, sento il profumo del campo quando c'è lui. Pasquale, una sintesi di questa partita di oggi. Vabbè, siamo amareggiati perché perdere non fa mai piacere, però voglio dire, dobbiamo capire che dopo aver vinto uno scudetto come l'ha vinto il Napoli, voglio dire, è impossibile non allentare la presa. Ti puoi allenare quanto vuoi, io penso che Spalletti abbia fatto la settimana tipo come al solito, però purtroppo
le motivazioni nel calcio di oggi contano tantissimo. Le motivazioni senza obiettivi è difficile andare in campo e poi ritrovarli all'ultimo. I festeggiamenti qua a Napoli sappiamo che continueranno fino alla fine e penso che questo abbia influito. Però questo ci fa capire che il calcio moderno non puoi abbassare mai i livelli e i prestativi di fatti di preparazione mentale alla gara, di approccio, di aggressività, di obiettivo, perché se no perdi con chiunque. Per riconcentrazione, poi oggi sono stati fatti questi esperimenti, come dicevamo prima. Vabbè, ci sta che entrano, si dà più spazio a persone che durante l'anno sono state poco impiegate, però voglio dire, entrare poi quei due o tre che sono entrati, che non hanno mai giocato, non hanno minutaggio nelle gambe, quindi il ritmo caro non ce l'hanno. Entrare in un contesto che c'è ed è presente in conto, ma entrare in un contesto dove c'è lassismo, lo si è visto in molti giocatori oggi, non c'era proprio la gara agonistica, entrare per loro è stato ancora più difficile, poverini hanno fatto brutta figura anche loro. Io qua vedo infatti il signor Leonardo, il nonno del Napoli, che con la testa infatti dava ragione, no? Sì, indubbiamente. Sì, Spalletti era costretto a far giocare quelli che non avevano, diciamo, i cosiddetti riserve. Però quando tu hai vinto uno scudetto non puoi mollare, perché ne viene meno un poco il valore dello stesso scudetto che abbiamo vinto. E certo, le cose non possono andare sempre bene, anche sono uomini e non sono macchine, quindi dopo un anno così stupefacente, logicamente già da marzo-aprile si cominciava a intravedere insomma un po' di flessione e quindi giustamente, come dice Pasquale, il signor Pasquale, non poteva fare altrimenti. Insomma. C'è un calo fisico, chiaramente fisiologico. Senza la parola, ma poi la qualità, che è meno importante dei titolari, insomma. Se i titolari sono caduti un poco di qualità, questi non hanno mai giocato, quindi figuratevi, se non fai allenamento non riesci a fare niente, questa è la mia convinzione. Maradona, dopo la sua poco faceva l'allenamento con la squadra, eccetera, dopo stava altra mezz'ora a tirare le punizioni, perché era Maradona e stava un'altra mezz'ora a tirare le punizioni perché doveva sempre perfezionarsi sempre di più, e infatti ha fatto punizioni impossibili, gol impossibili. Solo così si riesce, sì. Non c'è altra strada. Infatti il testimone, ma anche io in quegli anni, ma tutti quanti abbiamo seguito Maradona, ma qua il signor Leonardo seguiva attentamente anche gli allenamenti, un grandissimo tifoso. Allora però, Mimmo, tu come hai valutato un po' questi Beresischi, queste persone, questi calciatori che sono entrati oggi un po'... se vogliamo dare una valutazione a Beresischi, però abbiamo visto una partita intera in Coppa Italia con la Cremonese che già non aveva convinto, ha fatto tutta la partita, compresi i tempi supplementari, e non aveva tanto convinto. Sono d'accordo con l'analisi tecnica. Entrare e sostituire già dei titolari in una situazione ottimale di grinta, di preparazione, di partita che si sente, che vibra anche, no? Negli spogliatoi, già quello per un titolare, sostituire un titolare non è semplice, sostituirlo in un'atmosfera del genere paradossalmente può essere ancora più difficile. Io però sottolineerei un'altra cosa, perché questa è la quarta partita che Napoli perde quest'anno, e diciamo la prima la perse con l'Inter, in effetti fu, tutti quanti ci chiedevamo come si sarebbe poi eventualmente ripreso il Napoli ha ripreso alla grande.
Poi le due in casa con la Lazio e col Milan, in effetti in circostanze un po' strane. La Lazio non meritò affatto di vincere, il Milan in una situazione particolare psicologica dei tifosi della Champions, ha scudetto comunque ormai acquisito, e questa, voglio dire, il Napoli non è stato mai surclassato quest'anno da nessuno. E io, guardando i roster, guardando le formazioni, continuo a dire che quest'anno è stato compiuto un capolavoro, non chiamiamolo miracolo, ma il Napoli veramente partiva per dover entrare nella Champions, sarebbe stato un grande risultato. Aver vinto un campionato con 5 turni di anticipo, col miglior gioco, col miglior attacco e la miglior difesa, per me resta un risultato straordinario. Ed è inevitabile che a questo punto ci sia anche un rilassamento di carattere emotivo, fisico e tutto insieme. Quindi sinceramente mi fa piacere invece che per giocatori come Berezinski, come Raspadori, come Simeone, possano entrare man mano, perché poi è il Napoli dell'anno prossimo, no? E la maggior parte, mi auguro, come anche è stato detto, resteranno. Quindi il Napoli, secondo me, deve sfruttare queste ultime partite proprio per ricostruirsi per l'anno prossimo, che sarà più difficile, perché non credo che vinceremo con 20 punti di vantaggio un'altra volta, però auguro. Magari dedicandoci un po' di più alla Champions, magari il campionato lo difenderemo, lo dobbiamo difendere con qualcuno in più che sia pronto a sostituire quelli che quest'anno francamente si sono dimostrati insostituibili. Questa poi purtroppo è la verità. Ci sono dei titolari, 12, 13, 14 titolari. Ma si è capito durante l'anno che Spalletti aveva il suo proprio, no? Però voglio dire, ci sta che anche lui capisca, no? Va a sondare un attimino la rosa, che potenziale ha. Però voglio dire, non è giudicabile la brutta prestazione di chi è entrato, ripeto, perché non li si favorisce. Ma penso che Spalletti, che uomo di calcio, lo sa benissimo. Infatti l'ho visto molto rabbuiato oggi. Perché non è una bella cosa per chi entra a fare la prestazione in un contesto. Non dimentichiamo che il calcio è un gioco di squadra, cioè da soli non si fa nulla. Ho visto soltanto bene come ingresso tra i titolari di Kvaratskhelia, che è entrato con la giusta determinazione. Non si è vista la differenza, diciamo, agonistica rispetto alle altre squadre, però ho visto un Anguissa molle, che non andava in contrasto nella riconquista della palla. Ho visto un Lobotka che, dopo un'annata favolosa, anche lui in calo. Ho visto un Osimhen in calo. C'erano molte persone in calo, e però ripeto, il calcio di oggi non è quello degli anni di Maradona, dove il fattore tecnico era comunque faceva la differenza. Oggi se non corri, se non stai ai ritmi della squadra avversaria, perdi con anche l'ultima della Serie A. Quindi questi festeggiamenti che ci sono stati in questi giorni hanno contribuito. Vabbè, i festeggiamenti ne parlavamo prima, no? Quando arrivavamo qua. Il fatto di omaggiare una squadra, i calciatori, è doveroso, è una bella cosa, anzi a me piace moltissimo che altri calciatori, colleghi, omaggino con questa passerella chi ha vinto, però non penso che quello possa influenzare, ammorbidire. L'arbitro fischia all'inizio, è sempre battaglia, no, ma anche, devi essere pronto. Ma anche negli allenamenti è così, chi ha giocato sa benissimo che in realtà poi non vuole perdere nessuno. Quindi non è che il Napoli ha avuto perdere. No, era una mia, tardi, qua era già tardi. Era una mia domanda venendo qui allo studio, proprio a Pasquale Giobbe. Pasquale, ma questa accoglienza che fanno le squadre possono abbassare un po', diciamo, l'attenzione? Che il calciatore pensi che dopo quella passerella si tolgono davanti, ti devi sempre conquistare là. Ma loro già in settimana, c'è la competizione già in settimana, una squadra, i calciatori devono competere già in allenamento per dimostrare all'allenatore di scegliere il posto, no? Di farsi scegliere la domenica. Quindi è un fatto automatico la competizione, è insita proprio nel gioco del calcio. E se non ce l'hai, oggi fai fatica a vincere con chiunque. Quindi pensa che la lezione è arrivata. È arrivata, sono arrivate due sberle che speriamo svegli il Napoli. Non ci deprimiamo, voglio dire. Io sono stato sempre accusato
tutto l'anno di essere un pochettino, perché per me ogni partita è sempre difficile, ricordo. Ogni partita è sempre, sempre con i suoi insidie, e quindi infatti. Ma poi il Monza è ottavo in campionato, ha battuto Juve, Milan, Inter, non perde da 11 turni. Cioè, poi la capolista è attesa, no? È attesa. E poi comunque secondo tempo ha giocato solo il Napoli, poi diciamo anche come sarebbe. E manca almeno un rigore. Almeno uno rigore poteva riaprire la partita, quindi. Sì, gli episodi dei Vabbè, è stato un po' di tutto. In effetti poi a Spalletta ha detto che ha tirato delle orecchie a loro, perché sono prima di tutto professionisti, quindi devono essere sempre all'altezza. Se vogliamo parlare. Poi c'è il calo, c'è la festa, tutte queste cose sono relative, ma un professionista deve essere sempre lui, si deve allenare. Quella è l'unica cosa da fare, allenare. E gioca 20 partite, 50 partite, quelle che devi fare. E non c'è niente da fare, se non ti alleni in tutti i campi, nella musica, nello sport, nel calcio, nel tennis, dove volete voi, se non vi allenate non siete nessuno. È questa considerazione che... Io così la penso, poi non so, altri... Sono tutti quanti, veramente parole sagge, però io oggi ho notato in evidenza degli errori che ne avevamo parlato in altre puntate, Gilda, non tirare e arrivare sempre davanti, proprio entrare con la palla in porta. Non sapere spendere un fallo al momento giusto. Al momento giusto, non si fanno falli. Oggi io non ho contato un fallo, non lo so, voi avete contato qualche fallo del Napoli? Sì, sul primo gol, anche chissà. No, ma già questo denota che non c'è... Grinta, non c'era grinta, cioè Napoli fa pochi falli. Io dai primi minuti della partita vedo qui il Napoli come va a finire la partita. Così oggi gli ha ammazzato. Mi doveva dire il mio sì, perché vedi subito come stanno le cose. Ecco. Vabbè, ma se si è visto subito, no? La conquista della palla, quello che dici tu, no? E quella è proprio il metro che ti fa capire che una squadra sta con la testa un po' tra le nuvole, però il Napoli sempre pochi falli, pure in altre partite abbiamo sempre interventi diciamo puliti. L'ultimo periodo sono d'accordo con l'analisi, scusami, di Mimmo. Nell'ultimo periodo c'è stato un calo, no? È stato evidente ed è anche fisiologico, voglio dire. Però oggi io ho visto proprio un gruppo che non si preparava, non si è preparato bene con la testa. L'allenatore può incitare quanto vuoi, però la partita il calciatore, il professionista se la deve preparare in testa sua, perché lì c'erano anche dei napoletani che stavano aspettando di festeggiare e vedere i loro campioni. Questa cosa mi ha un attimino fatto dispiacere vederli un po' così oggi. Ma tutti hai visto così, svagati, diciamo. Ho visto poche persone, ti ripeto, ho visto Kvaratskhelia che c'era, è entrato, forse sì, il fatto di stare fuori ha capito che bisognava fare sul serio, ma dei big, cosiddetti big, faccio fatica a ricordare una buona prestazione di qualcuno, Anissà, i centrocampisti non recuperavano passi, persa fase dalla riconquista, no? È cosa che Napoli ha fatto bene per tutto il campionato, è stata sempre aggressiva, alta. E oggi c'era quasi un po' di palleggio, ma sterile, a basso ritmo. Se tu non aumenti la velocità con il possesso, fai il lottare. Ma può essere che è finita la benzina. Tu per trovare, vabbè, finita proprio la benzina, proprio no. Un gruppo di 23 persone, e l'allenatore deve scegliere quelli là che sono più, diciamo, ma quando viene meno un gruppo, hanno bruciato la... No, se vengono 7-8 persone, la bomba proprio. Oggi è l'Inter che sta venendo, già crea dei nuovi stimoli. È vero, con l'Inter speriamo. Poi se vogliamo stare a livelli alti, voglio dire, non si possono fare figure. Non si possono fare mentalità. Questo è quello. Tu sei il Napoli, ha vinto il campionato, non dico che sei la Juve, ma l'Inter. Ma poi è il Napoli che ha vinto il campionato, giustamente. Tutte le squadre, ma già prima, tutte le piccole squadre, se giocavano alla morte. Sì.
Cioè, la mettevano tutti, già era pericoloso allora. Figuratevi adesso con il titolo. Io sono così preparato una bellezza. Sì, perché quindi, con i campioni, io ero sicuro, ho detto, cioè, ero sicuro che prendevamo. Date le circostanze, le cose, io ho detto, capirti, ma partita facendo una bella fine. Noi abbiamo perso la bolletta proprio per i Napoli. Se sì, c'era, se c'era il signor Leonardo, il nonno del Napoli, l'avremmo presa e stasera faremo. Ma solo quella avremmo presa, però. Ah, solo quella avremmo presa. Avremmo fatto un grande lavoro. È la stessa cosa. È la stessa cosa. Vedete, lui è sempre una persona molto allegra, contenta. E io voglio raccontare questa cosa perché non l'abbiamo raccontata. In effetti, lui abita al Vomero, in una zona molto centrale del Vomero, dove dal suo balcone fa ballare tutti, cioè si mettono queste casse pure al balcone che poi è addobbato con bandiere, magliette dei calciatori, un balcone bellissimo che ha fatto da solo, tutto lui si è messo lì, ha messo tutte le bandiere e da là parte la musica ogni volta che ci stanno questi eventi importanti, cioè la vittoria di questo scudetto è stato bellissimo, lui già con la Salernitana. Io stavo uscendo dallo stadio, dice abbiamo vinto, mi hanno telefonato, ma come abbiamo vinto? Noi dovevamo vincere la partita, no? Ma qua stanno festeggiando al Vomero, c'è una festa incredibile. Io dico, ma come c'è una festa incredibile? Avevo pensato, perché mi ricordavo, però, sai, era un ricordo lontano, avevo pensato al signor Leonardo che forse aveva fatto qualcosa, no? Lui già ha cominciato a festeggiare. Quando sono arrivato qui al Vomero, ho trovato un'area di festeggiamenti, musica, eccetera. Ma come ha vinto il caso? No, è che lui ha voluto fare una prova. Festeggiare la gente. Già come la vuole, perché lui fa piacere far divertire le persone, festeggiare. E poi la grande festa della notte della partita con l'Udinese è stato un delirio, una cosa bellissima. Chiaramente anch'io sono stavo là, c'eravamo tutti il quartiere, e amici, eccetera. È stata una serata bellissima e fino all'ultimo erano le 2:30 di notte che ancora tutti quanti a ballare, fumogeni, bandiere, e volevano fare continuare ancora tutti quanti, e diceva basta, non avrei mai pensato, non voleva finire più la serata, mi sono imbarcato in una situazione incredibile e non so come va a finire, era diventata una discoteca a cielo aperto, si riesce a gestire bellissima, però devo dire che se non c'era lui forse con quell'euforia, quella situazione dei ragazzi, lui ha calmato inconsapevolmente molto la situazione, perché c'era tantissima euforia e quando c'è tanta euforia può essere anche pericoloso per i ragazzini, eccetera. Invece lui è riuscito a raggruppare i più grandi, i più piccoli, i genitori, diverse generazioni, certo, che tutti quanti là a ballare, a cantare, era come una famiglia, siamo. Perché poi non si poteva circolare con le auto, quindi ogni quartiere di Napoli era bloccato nel suo quartiere, no? Quindi è stata una festa come se fosse un quartiere, una famiglia. E lui era in quel momento il capoquartiere, che praticamente il DJ della serata, bellissimo. Io avevo detto all'inizio, quando cominciavo a sentire che pigliavamo lo scudetto, ho detto devo far fare una festa che deve rimanere nella storia, però non pensavo che arrivasse questo. Non pensavo, che poi chiaramente su tutti i giornali, anche all'estero ne hanno parlato tantissime, qua abbiamo il piacere stasera di averlo qua con noi perché è una persona simpaticissima. Sì. Lui ha 83 anni, lo possiamo dire perché tanto l'hanno scritto tutti quanti, ma se li porta benissimo, sembra un giovanotto e pieno proprio veramente complimenti. Si sentono gli anni, si sentono gli anni. Ma non si vedono. Non si vedono, non si sentono. Io spero di arrivare alla sua età così bene come lei. E niente, tornando un attimo a questo punto sul discorso del Napoli, c'è un'azione nel secondo tempo che tra l'altro è andata ancora peggio del primo, perché io pensavo che Spalletti dovesse un po' tirare su la squadra e dire ma che stiamo facendo qua, vogliamo giocare? No, pensavo come un po' tutti quanti, penso anche voi, no? Invece il secondo tempo secondo me è andata anche peggio, perché a un certo punto quel filtro di centrocampo non funzionava proprio più, ci ho visto che non recuperavano i palloni, cioè quando c'era da giocare andavano,
quando poi c'era da difendere, non difese, soprattutto il secondo. Sì, sono venuti meno tutti i centrocampisti. Erano, sì, venivano meno tutto il centrocampo. A un certo punto c'è un'azione che ha fatto una parata, dire, Bollini, ma straordinaria, di altissimo livello, ma su quell'azione erano tutti fermi. Non so se avete, cioè, una cosa, Claudio, difesa, centrocampo, tutti fermi. Primo tempo, che un allenatore non vada nello, sicuramente Spalletti si è fatto sentire, ma a volte non basta, cioè, a volte è tardi, non ce la fai. È troppo semplice. Tutti gli allenatori, anche gli allenatori avversari, vanno nello spogliatoio e capovolgono la partita. Cioè, ci stanno i valori, ci sta la testa. La testa tu la porti da tutta la settimana di lavoro e poi raccogli. Ma se la settimana scorre in un certo modo, è difficile per il tecnico. No, ma non c'erano proprio. Se ne accorge, però cosa può fare? Può fare qualche cambio tattico, ma se il calcio è un gioco di squadra e gli ingranaggi, i meccanismi che ci hanno portato al titolo in modo così spettacolare non funzionano, non è una questione di uomini, è una questione di testa. Ti ripeto, ci stava che entrasse, ma io penso che Napoli titolare oggi, titolarissimo, avrebbe fatto la stessa prestazione, perché non c'è. Ma poi i centrocampisti erano i titolari. Vabbè, diciamo che è un incidente di percorso in questo festeggiamento. Noi vorremmo che Napoli vincesse e noi festeggiamo di nuovo tutta la settimana. Ci può stare. Stasera la festa. Sono stato quattro incidenti di percorso. Solo quattro. Speriamo fino alla fine, perché io non sono molto convinto che sia la fine. No, non se lo dica. Noi dobbiamo festeggiare. Noi stasera, per dire la verità, non si faceva la festa perché stava qua da noi, infatti hai detto no, stasera aveva già deciso che stasera non si doveva fare. Ma pure per far diventare Osimhen capocannoniere, dovevano lavorare per Osimhen per farlo diventare capocannoniere. Ormai il titolo ce l'abbiamo già da febbraio, diciamo così. Sì. Quindi c'era questo obiettivo da cercare di portare su. Sì, può darsi anche, come giustamente dice lei, era un fatto che già questa cavalcata che era partita da agosto, troppo presto si è verificato questo evento, quindi c'è chiaramente anche, le ha demotivate a tutti quanti, sono anche fermati, anche perché dalla Champions siamo usciti come siamo usciti, non lasciamo stare, ancora perché mi spiace, un peccato tra arbitri e tra situazioni particolari incredibili. Siamo usciti male, in Coppa Italia siamo usciti male, è stato un peccato, queste sono le due pecche, sono queste. Le però è uscito anche il Milan. Anche il Milan, ci fa molto piacere in questo momento. Mi fa piacere perché Napoli è uscito in maniera ingiusta, diciamoci la verità, Mimmo, pure tu, no? Come la vedi questa situazione di uscita del Napoli dalla Coppa? C'è stato rammarico. Sì, diciamo che io riparto sempre da agosto. Cioè, il Napoli con quale proiezione si presentava quest'anno? Ha vinto un titolo dopo 33 anni in questo modo. È arrivato a un passo dalle semifinali di Champions. Perché diciamo la verità, col Milan alla fine la differenza è stata un gol. Infatti. Che abbiamo fatto 1-0 là, 2-1 qua, bastava un gol qua e si andava ai supplementari. Per questo ti resta il rammarico. Però voglio dire, arrivi in semifinale del Champions, non è che stai facendo il torneo dei Salesiani. Voglio dire, a questi livelli qui, io penso che anche mentalmente i giocatori, chi è che ha vinto qualcosa nella squadra del Napoli oggi? Nessuno ha mai vinto niente. Quindi voglio dire, anche questo tipo di appagamento, rilassamento inconsapevole, inconscio. Col Milan ci davano tutti per favoriti. Io, se ricapitasse la stessa situazione altre 100 volte, sarei sempre contento di prendere il Milan, perché nell'otto delle sette era squadre era quella più battibile. Resta in quel più periodo. Il rammarico è quello che poi non ci sei riuscito, perché sei stato forse sfortunato, perché nel periodo in cui abbiamo giocato a Milano non avevamo un attaccante titolare. Infatti. Lì forse l'unico limite del Napoli poteva essere, qua chiedo più a chi frequenta il campo, poter in qualche modo variare per una volta tanto il gioco, cioè
quello che ha fatto Pioli con il Milan, che il Milan era partito con un gioco stile Napoli, diciamo, comunque sì, cercando di dominare il gioco, no? Di avere il possesso. Il Napoli, che con questa specifica ha impostato ormai da 2 anni, ma già con Sarri che se lo porta dentro, forse in situazione di emergenza, con un avversario così pronto a ripartirti, magari fai una gara diversa, senza attaccanti. Invece lì non ti snaturi, sbagli 2 o 3 occasioni all'inizio clamorose con Kvaratskhelia, perché là se segni subito cambia tutto. Continui a fare un gioco che diventa sterile e allora in 2 contropiedi, un gol e una traversa. Allora, pensi che non è facile. No, lo so, così con il senno di poi. È solo di questo si può parlare. Allora, però l'allenatore non può, secondo me, sconvolgere il tuo credo calcistico, tattico per una partita. E poi non lo può adattare, perché esempio allenatori tipo Conte o tipo lo stesso Pioli sono impostati così. Impostano la carriera sullo speculare sull'altro, è proprio una scelta. Sì. Invece Spalletti ha fatto una scelta del bene. E non può essere un limite, lo volete trovare sempre, diciamo, sì. Può essere un limite. Ma l'allenatore perfetto, la squadra perfetta non ci sarà mai, pensi che non esiste. Dopo si possono fare tante valutazioni, magari se Spalletti avesse fatto un discorso come dici tu e poi si perdeva, si diceva tutto al contrario, perché non credi in quello. No, diciamo che là la cosa è che non aveva attaccato. E poi i meccanismi di gioco non si assimilano in una settimana difficile. Però Elmas punta a Milano. Lì c'è stata una congiuntura di 20 favore. Quella qua alla fine. Infortuni, senza l'attacco, squalifiche. Dopo la gara di andata, ulteriori danneggiamenti. Un arbitraggio, sì. Un arbitraggio scandaloso. Ricordiamoci poi che al ritorno, episodi che ci hanno comunque, un po' abbiamo sbagliato noi, un po' loro hanno trovato Stoleai in condizione top level, sì, in quelle 2 partite. Sì. Perché il Milan ha tolto Leao, è l'unico fuori classe. Cosa propone? Quindi ha trovato il Napoli un avversario Leao, non il Milan, episodi che ci hanno danneggiato, perché dopo un minuto a Milano, ricordi l'azione di Kvaratskhelia, se fa gol e alza la palla lì, tutta un'altra partita. Peccato. Poi comunque ha giocato, il salvataggio alla fine su Di Lorenzo, tutti episodi contro, sia tecnici, sia fisici. Ma perciò dico che alla fine il rammarico è relativo, cioè comunque se Napoli se l'è giocata. Io se devo dire la verità, il rammarico è ancora crescente, perché lì, arrivare lì, non d'accordo su questa cosa, arrivarci lì è difficilissimo. Cioè chi doveva giocare ma attaccare? Io ci vuole anche la fortuna, un pizzico di fortuna ci vuole sempre. Se fosse solo un problema infortuni avessimo avuto un arbitraggio decente, allora il presidente fa bene. Nessuno delle due, bello, nessuno delle due. Attenzione, perché sull'1-1 fa gol sul rigore, ci sono 10 più recuperi. Tutto doveva andare così. È stata proprio una fattura. Siamo più fortunati. Perché non è perché veramente. Oltre a giocare bene, c'era il famoso rigore. La fattura. un attimo solo, perché io poi vorrei passare alla partita, perché poi vorrei chiudere questo capitolo, perché poi è stato un anno stupendo, no? Però vorrei chiudere il capitolo di oggi. Comunque l'anno prossimo è stato agosto, siamo terza serie numero 1, ci riproveremo. Ma certo che ci dobbiamo riprovare, perché qua con il nonno dobbiamo festeggiare lo scudetto e la Champions. Lui l'ha promesso. Quarto, quinto, sesto, settimo. Sì, lui ha promesso. Sì, l'anno prossimo ci farà fare il triplete e si faranno festeggiamenti fuori di balcone. Perché il balcone lo promette pure. Bene. Mi sono affacciato, ho avuto proprio sulla strada, al primo piano. E lì, guardate, ho avuto l'onore di andare, siamo andati io e Gilda, Marina Rivelino, sono stato a trovarla a casa sua, abbiamo avuto l'onore di affacciarsi al mitico balcone. Che è uno spettacolo. Bellissimo. Che voi l'avete messo poi sulla prima pagina, seconda e fine. Sì, nella vostra... nella 32esima puntata, la sigla c'è il balcone del signor Leonardo. Con noi tutti quanti, con le bandiere. Volevo fare una domanda sempre sui festeggiamenti della Via Balcone, ma se dovesse arrivare uno scudetto anche non sul campo,
si festeggia lo stesso. Mamma mia, veramente. Dobbiamo fare come la Juve, come il Milan, so, come che hanno rubato gli scudetti. No, non lo festeggiano. No, 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 se ce lo assegnano. Perché è stato rubato. No, no, quello lo deve... quello che ci hanno rubato, sì. Quello sì. Lo festeggiamo pure questo. No, dicevo, se dobbiamo fare come la Juve e il Milan a rubare gli scudetti agli altri, no. Non ne siamo capaci. Quello che è pure il mio... l'Inter vanda uno scudetto da noi. Parlavo del festeggiamento del nostro, vabbè. No, no, lo faremo. Come no? Quello lì del quarto, diciamo che quello lì che ci fu. Allunghiamo. Speriamo che lo fanno subito. Ce lo danno la palla. Allunghiamo. Allora, attenzione, qua abbiamo una notizia scoop al quarto scudetto, quello là che ci daranno. Si parla andare. Già, esatto, si parla già, farà la festa, quindi tutti faremo... quanti siamo, ci organizziamo per andare sotto casa e avvertiremo anche noi, eccetera, che ci sarà la festa. Allungare questo terzo scudetto. Sì, allunghiamo, quindi il quarto. Terzo e quarto. Ci saranno danni economici. Giugno faremo terzo e quarto. Dovremmo ricomprare. Se ce lo danno in tempo, se no è mai aspettato. Se ce lo danno in tempo, allora ci metteremo doppio scudetto. Napoli, l'anno prossimo, Napoli bis, uno bis, bellissimo. Immagine salernitana. Allora io però, scusate che viene da ridere, vorrei passare alla prossima partita con l'Inter, che è una partita impegnativa dove veramente non dobbiamo sbagliare, cioè si può anche perdere, ci sta, però si deve perdere giocando bene, non come oggi, si può anche perdere, no? Vorrei passare alla lavagna tattica di mister Tommaso Gaglione. A te, mister. Amici di Una Finta sul Divano, buonasera da mister Gaglione. E anche questa sera andremo alla nostra lavagnetta tattica per spiegare un attimino che partita potrà venire fuori tra Napoli e Inter. Bene, andiamo subito alla lavagna per spiegarvi intanto l'Inter come si schiera. Si schiera con il classico 3-5-2, quando hanno praticamente la palla, quando sono in possesso di palla, e quando non sono poi in possesso di palla diventa un 5-3-2. Quindi quando si parla di 3-5-2 si può parlare tranquillamente di un 5-3-2. 3-5-2, classico modulo molto equilibrato sia in fase di possesso e sia in fase di non possesso. L'Inter alterna i due principi tattici di gioco del gioco del calcio, perché alterna molto spesso sia la costruzione ragionata, cioè la costruzione dal basso, quindi ragionata con manovra e con ovviamente l'alzamento poi in profondità dei due esterni, dei due quinti che sono due giocatori molto importanti nel 3-5-2, proprio perché sono i due giocatori che vanno a dare alla squadra dal punto di vista tattico e in fase offensiva l'appoggio alle due punte e quindi dando l'ampiezza poi alle giocate, e in fase difensiva con lo scavare poi all'indietro e vanno a dare il cosiddetto equilibrio ad una linea a tre o ad una difesa a tre, e quindi sono due giocatori molto importanti, si chiamano i due quinti di centrocampo, due giocatori di grande resistenza e di grande velocità, ma soprattutto due giocatori molto bravi dal punto di vista proprio tattico, perché devono saper fare molto bene le due fasi, quella difensiva e quella offensiva. Ovviamente il 3-5-2 prevede anche i cosiddetti campi di gioco, e quindi da un lato quindi il lato costruzione palla, e quindi da un lato si costruisce e poi molto spesso con i cambi di gioco dall'altro lato si vanno poi a chiudere le azioni, si va poi a concludere la manovra con delle soluzioni appunto con questi cambi di gioco da un lato all'altro del campo, dove poi ovviamente la linea difensiva del Napoli dovrà essere molto brava nello scalare lato forte, lato debole, lato forte. Quindi è un modulo che prevede molte di queste giocate in ampiezza
in quanto avendo questi due quindi molto bravi nell'inserimento poi nel dare la profondità e nel dare soprattutto l'ampiezza. L'Inter, oltre alla costruzione ragionata, cioè la costruzione bassa, è una squadra che avendo poi ha delle punte molto fisiche come Dzeko, va molto spesso anche al cosiddetto alla costruzione veloce, quindi palla direttamente sulla punta, molto fisica come Dzeko o Lautaro, si gioca Lautaro, ma ad ogni modo ha due giocatori, due primi punte, una più fisica dell'altra, molto bene, molto bene a trattenere i palli e a far salire squadra. Quindi una squadra che ha due soluzioni di principi tattici di costruzione, quindi bassa, quindi ragionata, e quando ovviamente vanno a questa prima soluzione giocano soprattutto su Lautaro, questa seconda punta molto tecnica che viene molto incontro. L'altra soluzione è in verticale, lancio, quindi una costruzione un po' più veloce, ovviamente quando si trovano pressati degli avversari, e hanno questi due modi, queste due soluzioni in attacco per poter poi sviluppare il loro gioco. Per quanto concerne ovviamente le mezze ali che vanno a creare densità e vanno ad occupare questo spazio centrale sotto le due punte, e quindi ovviamente una si abbassa, i classici movimenti quando due punte giocano in orizzontale, una si abbassa, Lautaro molto, molto spesso si abbassa a ricevere palla, e ovviamente la prima punta o Dzeko o quando gioca Lukaku, due punte molto brave ad attaccare la profondità. E quindi è una squadra che lì davanti ovviamente oltre agli esterni con i classici movimenti ad entrare dentro e a mettere poi questi cross al centro per la prima punta. In fase di non possesso diventa poi un 5-3-2, come abbiamo detto e come conosciamo, un 5-3-2 se ovviamente il Napoli attaccherà su palla centrale, dove vanno a scalare i due quinti. Quando invece il Napoli attaccherà su palla laterale diventa poi un 4-4-2, in quanto il quinto del lato palla ovviamente è costretto ad uscire e quindi la cosiddetta diagonale, l'altro quinto si abbassa, eccolo qua, si abbassa a fare la cosiddetta diagonale che possono poi scegliere, che può scegliere l'allenatore o una sola linea di copertura o doppia linea di copertura a secondo poi delle caratteristiche del loro quinto, se è molto bravo a ripartire in velocità, quindi si andrà a scegliere la doppia linea di copertura, o se è meno bravo nel ripartire si può passare sulla linea di tre e quindi difendendo con una sola linea di copertura. In questo caso ovviamente vanno a concedere profondità alla squadra che sta attaccando. Il Napoli è sempre comunque il solito nostro Napoli, ovviamente credo che non ci sarà un massiccio turnover su questa partita, quindi troveremo il classico Napoli nostro con le nostre giocate e ovviamente troveremo molta densità di uomini in questa zona centrale di campo, proprio perché come dicevo vedete come scalano, come sono scalate all'indietro le due mezze ali, il play che si abbassa e molto probabilmente anche una prima punta si abbassa, una seconda punta di solito, mentre l'altra dà la profondità, e vedete quanti uomini, quanti giocatori si vanno poi a creare in questo schieramento a 5 quando poi difendono. E quindi sarà poi molto complicato da parte del Napoli trovare degli spazi e sarà molto importante, soprattutto contro difese che si schierano a 5 e si difendono a 5, cercare il classico duello 1 contro 1. Bene, anche per questa sera è tutto su Napoli-Inter. Da Mister Baglione è tutto, alla prossima partita del Napoli. Benissimo, allora la linea tattica fatta perfettamente dal nostro Mister Gaglione, e a questo punto come vediamo quest'Inter dopo la partita? Poi teniamo presente che c'è la partita di Champions Inter-Milan martedì sera,
come troveremo l'Inter? Esaltato, se passa il turno e fa una grande partita, no, io direi o scarico? O... Direi come troveremo il Napoli, perché il Napoli deve rientrare subito nell'ottica che si è professionisti, che si deve portare lo scudetto con orgoglio. È onorato, e quindi questa diciamo fisiologica va tra virgolette stop di oggi. Io mi aspetto un Napoli che rientra subito, mi immagino i calciatori dispiaciuti, immagino l'allenatore dispiaciuto, con l'Inter che è un palcoscenico, è una partita importantissima, ma a prescindere dalle classifiche, dalle motivazioni, ci sono partite come Napoli-Juve, Napoli-Inter, Napoli-Milan che ne vanno del prestigio. Quindi mi aspetto un Napoli sicuramente non quello di oggi, e teniamo conto che l'Inter gioca martedì, è sicuramente un impegno quello della Champions, che è l'unico per loro, che ruberà dell'energia a loro, però l'Inter non dimentichiamo c'è una rosa molto più vasta e di livello del Napoli, con tutto il rispetto per i calciatori del Napoli, però l'Inter era la squadra che sulla carta quella più attrezzata. Niente, mi aspetto un Napoli che riprenda subito il discorso professionale e poi deve dimostrare, non si possono perdere 3-4 partite perché c'è stato abbiamo vinto, no, non va bene, cioè se il Napoli deve entrare in un discorso di stare ai vertici, pure le amichevoli si vanno affrontate con grande per dignità, perché c'è una maglia importante da onorare. C'è una maglia importante, come diceva anche il signor Leonardo, per l'orgoglio pure, no, di aver vinto questo campionato, e quindi bisogna onorarlo, per dignità, insomma, deve rientrare per forza. Per forza, sì. Poi, a proposito di orgoglio, uniche due partite che Napoli aveva pareggiato nel girone, anche perché l'andata abbiamo poi recuperato vincendole tutte e due. Arrivato. Resta solo giusto. L'Inter che non abbiamo ancora battuto. Dobbiamo vendicare. E la dovremmo battere perché ci ha battuto l'andata. Quindi per la rivincita. Poi si giocherà in casa. Però, le motivazioni saranno. Sì. Però si parla, ieri per esempio abbiamo visto Inter Sassuolo, una bella partita. Sassuolo poi gioca sempre molto bene, a me piace tantissimo il Sassuolo. Sì, Sassuolo è un buon squadra. Ci sta. Poi quando gioca Berardi, lo dico sempre, perché Berardi purtroppo non riesce a fare mai tante partite di seguito. C'è un interessamento, sembra, del calciatore a venire a Napoli. C'è stato quasi un appello a venire a Napoli già da qualche anno che vuole venire qua, perché per me è un grandissimo calciatore. Purtroppo Berardi, sono ormai 7-8 anni che sta Sassuolo. Sì. Per me, io mi metto nei suoi panni, secondo me restare sempre nella stessa piazza è un limite, perché bisogna anche misurarsi in contesti diversi. Io lì sono il calciatore forse più importante della società, e rimanere sempre su quel piedistallo e non mettermi in discussione in altre piazze, in altri contesti, la vedo più come un limite. Per me Berardi è pronto per qualsiasi piazza, farebbe comodo al Napoli perché è un esterno un po' atipico, è uno che fa tantissimi gol, tanta qualità, tanti assist, forse in personalità lo vedo un attimino, magari è pronto per una grande piazza, ma speriamo che sia vera. Mi faccio una domanda, visto che il Sassuolo comunque è una squadra che di fatto cresce dei campioni, dei campioncini, delle promesse, e poi li rivende senza problemi. Scamacca l'anno scorso addirittura l'hanno dato in Inghilterra, Raspadori è venuto a Napoli, Locatelli l'anno prima andò alla Juventus. Non è che poi Berardi in effetti non è tanto lui che non voglia andare, ma quando che poi alla fine non ha queste richieste così importanti, proprio perché magari nell'ambiente si conoscono anche pregi e difetti. Una domanda, perché il Sassuolo ha sempre venduto. Ci sono stati contatti e avvicinamenti forti da parte della Juve in passato, e tutte le big lo hanno cercato, ma lui ha sempre detto sempre no. Lui è stato sempre lui a dire no, che si trovava bene in quel contesto alla provinciale, e quindi perciò ho detto mi sa che non era pronto, però
c'ha 27, 28, 29 anni, penso che si debba misurare un calciatore in un altro contesto. Finire la carriera così, essere il big di una provinciale. Ah, però allora mi fai venire alla mente Totò di Natale. Totò di Natale è proprio l'espressione sì. che ho detto. Un grandissimo calciatore. Di Natale, però. Purtroppo il ragazzo, purtroppo, non voglio, non era proprio pronto in tanti aspetti ad affrontare altri contesti, proprio come ragazzo, come... ci siamo capiti, no? Sì, 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 sì. E allora lui lì ha trovato quel contesto familiare, anche mediaticamente, Di Natale che è un campionissimo, per me ha raccolto molto poco rispetto a quello che Di Natale ha fatto vedere cose in campo, e se ne parla ancora poco, cioè non... Di Natale era da qualsiasi top squadra in Italia, e perché poi? Perché ci sono dei calciatori che per personalità, non in campo, fuori non sanno vendere quello che fanno. Ma anche per un fatto familiare, perché io se ricordo bene... Vabbè, io sono di Pomigliano, di Natale di Pomigliano, quindi, conosco bene tutta la struttura, diciamo, familiare. Ecco. Lui non veniva a Napoli perché Napoli veramente era impossibile. Si sarebbe trovati in un contesto che ogni partita stavano... È difficile. Persone a chiedere biglietti, persone a chiedere piaceri, favori. Quindi ha fatto bene su questo. Però voglio dire, Di Natale, Beracci, sono delle personali, ma in qualsiasi sport, se viene un punto in cui devi crescere, devi misurarti in altri contesti, se no diventa una carriera che non lascia segni. Sono calciatori che però in Europa non sono conosciuti, cioè Berardi ha giocato in nazionale, sì, però poche partite, e all'estero non si è mai confrontato. Se giochi con una Juve, un Inter, è un risalto internazionale, si aprono altre prospettive. Fai esperienza, quindi si vede che uno si vuole accontentare di quel contesto. Può anche darsi per gli infortuni. Lo sto dicendo perché c'è stato questo appello, io ho visto, c'è stata proprio una sua voglia di venire. Quindi calciatori che vogliono venire a giocare a Napoli, fa un gran piacere. Teniamo conto che noi in Napoli è adesso la squadra appetibile, il Napoli. No? C'ha i conti a posto, è proiettata verso la Champions che può vincere, sono tutti quanti, no, l'ambiente è sano. Adesso in tanti vogliono venire. Quando vince il mercato si apre. Così con i bilanci a posto, eccetera. Ma Maradona non voleva venire a Napoli perché gli avevano detto che non pagavano, non facevano, cioè stavano un guaiato praticamente. Però fu convinto di venire qua e poi ha fatto quello che ha fatto. Però Mimmo, tu quale calciatore vedresti nel Napoli, inserito in questo Napoli, che ti farebbe piacere vedere? De Bruyne. Ah, anche a me, anche a me. È forte. Diciamo che il Napoli è ormai chiaro che fa delle scelte di mercato abbastanza prevedibili, voglio dire, nel senso che sì, precise e quindi prevedibili, nel senso che punta a dei giovani. Perché è la scelta societaria che ha portato alla realizzazione di un sogno, quindi si è anche realizzato qualcosa di incredibile, per cui penso che a maggior ragione continuerà su questa falsa riga. Quindi bisogna aspettarsi dei giovani magari nemmeno tanto noti, come poteva essere il Giorgiano, o per esempio l'affare fiutato come Kim, che poco non è costato, che comunque un difensore assolutamente non noto, perché poi non giocava in Turchia, in una squadra anche di secondo livello, sì. 15 milioni è stato pagato. Ora è chiaro che se viene il Manchester United e offre 60, non si può non darlo, ma anche senza clausola, penso, perché che cosa andrà a prendere? Il Napoli andrà a prendere un profilo simile, cioè andrà a prendere almeno un altro giocatore che noi non conosciamo, ma che darà dei garanzie. Però scusa una cosa, allora, già sono stati bravi. Se ti dico De Bruyne, è chiaro che ti dico che è impossibile che verrà un campione affermato a Napoli.
verrà sempre qualcuno che potrà essere una grande sorpresa. Secondo me è un errore vendere Kim. Allora, è stato il rimpiazzo perfetto di Koulibaly e non era detto ed è stato anche meglio. Dove lo ritrovi? Cioè devi avere di nuovo la stessa fortuna e bravura di trovare. Ma io non sarà difficile. È la pressione di soldi là. Cioè, no, vabbè, ma il discorso Kim purtroppo... Quando ti offrono delle cifre enormi, non puoi fare a meno. Dipende, però Diego rifiutò un assegno in bianco. Allora, un appello a Kim, poiché ultimamente ha detto, no, questa cosa è vera, che lui si è stupito ed è molto contento del fatto che a Napoli praticamente ovunque vada non lo fanno pagare o gli fanno pagare molto meno rispetto al prezzo di listino. Visto che sei un po' in credito, resta quest'altro anno, caro Kim, e poi vai dove vuoi. Sì, poi si puoi venire a mangiare anche a casa. Visto che andrai via solamente per soldi. Facciamo le cene, Marina Rivelino pure. Sarebbe poi il primo anno che abbiamo un giocatore bravo che resta a Napoli solo un anno. Cioè, a chi lo dite? È veramente un peccato, però... A chi lo dite? Purtroppo... Quello sono questione di soldi, sempre soldi. Però c'è un business, è un business. Ma un po' di cuore ogni tanto sono si può mettere. No, anche Kim, cioè Kim è uno rispettabilissimo che si scusa addirittura per il gol fatto prendere. Ma quindi comportati in modo onorevole. A chi ne sono i procuratori, soprattutto che insistono a guadagnare. Scusate, i procuratori gestiscono un calciatore, guadagnano. Lo so. 3-4% fa una transazione. Quindi lasciamoci anche. Dovrebbe in questo caso essere il calciatore a dichiarare vicino al procuratore: guarda, io qua sto qua appunto. Però cerchiamo di capire un contesto di un'operazione. C'è una clausola rescissoria. Ok, ma l'ha fatta solo un anno fa, cioè per due anni. Se arriva la squadra inglese, solo con l'Inghilterra è stata fatta questa clausola. Se arriva la squadra inglese che caccia o 60 o 70 la cosa, caccia i 70 e lì i 70 mi pare che siano bruscolini. Quella è la situazione. Hanno spezzi cifre enormi, 100 milioni, 110. Se troviamo una squadra inglese che serve un centrale, i soldi arrivano, ok? Il procuratore guadagna immediatamente la sua percentuale. Il calciatore che guadagna raddoppia non di più, 5-6 milioni sul tavolo. Quello come fa a dormire la Poveretto, non mangia, c'è i bambini a casa che poi non sa come fare. Ma i soldi purtroppo questi sono. Però scusami, è sempre poi la sua volontà, anche se viene uno che paga la clausola, lui per un altro anno può dire va bene, voglio ancora di un calciatore breve, sono 12. Ma è lo procuratore che vuole guadagnare e dice insista a farlo andare via. Resterai non tranquillo. Io non lo venderei mai, perché è stato in effetti una cosa, se capita un'offerta importante lui dice non mi capita mai più, chiaramente poi si mette Osimhen, poi si mette e non sempre ci può andare bene. De Laurentiis ci ha sempre sorpreso, però voglio dire, mo che abbiamo vinto un titolo non si dovrebbe proprio smantellare questa squadra, infatti. Ma se arriva 150 per Osimhen, via Osimhen. Kim non abbiamo nessuna possibilità di incidere, riavere due pezzi da 90 così e tentare sempre che poi si innescano in una squadra vincente che deve fare la Champions da protagonista, infatti. È su un profilo, come diceva Mimmo, che non è quello del top, no? Non è che noi andiamo a prendere, se ne va Osimhen, andiamo a prendere, che ne so, sto esagerando, Mbappé, però ci siamo capiti. No, il profilo che deve ancora esplodere, deve mettere la maglia di Osimhen addosso. Avere la ci va sempre bene. Ma poi De Laurentiis ha impostato una certa politica. No, quella è la politica. Cioè, sta pure da fare. Pezzi importanti, sì. Se no non costruiamo mani. Però il Paris Saint-Germain, no, è un esempio, spende milioni e milioni, non riesce. Sapete tutti i milioni. Però non dà mai la certezza di vincere, quindi questo... Però il City quest'anno forse ci riesce. Sì, arriva sempre lì, arriva sempre là, però poi la partita secca. Ma Haaland quando l'hanno pagato? Cioè sono cifre. Ma noi non possiamo stare a quei livelli lì. Pure se vinciamo i campionati sempre, il Napoli non è quel profilo lì, però non può azzeccare ogni anno azzecca i vari Kvara, Kim.
Speriamo che parte solo qualcuno e non troppi. Così dovrebbe essere. Poi prenderemo un americano e un cinese. Un giapponese. Allora, allora no. È il tempo della bolletta, della rubrica di Gilda Marzatico. Da ora in poi parla lei perché c'è la bolletta. Sì, che l'altra volta non abbiamo preso. Non abbiamo, l'altra settimana l'abbiamo presa, ma stavolta qua ci abbiamo l'asso e la maglia, l'abbiamo fatto venire per questo. E ci sta il signor Leonardo, il nonno del Napoli, che ci darà una grandissima mano stasera sulla bolletta. Vai Gilda, cominciamo. Comincio col chiedere il primo risultato, ma Claudio parto da te. Ah, ok? Sì, ti interrogo subito. Atalanta-Verona. Atalanta-Verona? Sì. Devo dire la verità, non è che mi stanno simpatiche tutte e due le squadre. dico la verità, che si facessero tra l'Atalanta loro, male che... tra di loro. Una X. Se va bene per tutti e due. Atalanta-Verona. Atalanta-Verona. Però tra le due, siccome la Salernitana è quasi salva, ecco, manco punto. Complimenti alla Salernitana. Facciamo che pure vincere l'Atalanta. Ha purgato anche Gasperini, sì. Ah. No, vabbè, va bene pure il pareggio, vai, forse ah, per il Verona, va bene. Ok. Nonno Leonardo, Atalanta-Verona. Pareggio, va bene. Pareggio pure per voi, va bene. Mimmo? X. Tutti concordi, va bene. Pasquale, sorprendimi. No, io purtroppo sono per l'uno perché la banda ha perso già a Salerno e non penso si faccia sfuggire un'altra situazione in casa. Anche se dico. Sono più per l'uno. Uno, ok. E poi Milan Sampdoria. Milan Sampdoria, se Milan si deve riscattare la Sampdoria ormai. Ma si può riscattare questo Milan? Io lo vedo in caduta libera. Sì, veramente, però, cioè proprio dire, la Sampdoria no, ormai retrocessa, però magari gioca con l'orgoglio. Se Milan sta sotto anestesia, la Sampdoria purtroppo è già partita. Uno. Uno. Mimmo per te? Anche per me. Io metto una maccia, due. Ecco, mi piace. Due. A me si vincevo qualcosa. Giusto. Claudio, per te? Milan-Sampdoria, vabbè, io credo che vince il Milan perché la Sampdoria oramai ha mollato completamente. Ma gli ultimi hanno fatto parecchie scherze, perciò l'ho messo due. Oh, il calcio è strano, tutto Claudio, il calcio è bello per questo. Lecce Spezia. Allora, no, qua no, devo dire, siccome abbiamo tantissime persone che ci seguono, quindi ci hanno anche scritto sulla bolletta la settimana scorsa, hanno ringraziato, hanno preso la bolletta, eccetera, ci hanno invitato a sta pizza. Se pizza non arrivano mai, non arrivano mai queste pizze, addirittura ve le mandiamo. Allora, Lecce-Spezia. Lecce con lo Spezia è una partita tosta, però io spero che vince il Lecce, la squadra del sud, come la Salernitana si devono salvare e quindi la Frosinone è salita in Serie A. Già. Dobbiamo invadere di squadre del sud la Serie A. Uno pure per me. E invece Spezia è uno spareggio in realtà, perché è decisiva per tutte e due. E sinceramente il discorso che si in casa, Lecce in casa, se noi non abbiamo tutta questa fratellanza in giro per il sud, ecco il presidente, bisogna prenderne atto, no? Che c'è più invidia e gelosia che non questo. Però le cose stanno un po' cambiando, sembra. Diciamo che a parità di differenziazioni anche quelli dello Spezia non è che ci vogliono bene, quindi tanto vale fare il tipo per il Lecce. Sì, ma nemmeno Lecce ci vogliono tanto bene. E che poi qua si dovrebbe fare un discorso che poi è lunghissimo. Tra l'altro approfitto, io ho dei colleghi sociologi a Salerno che ho incontrato la settimana scorsa dopo un po' di tempo e ho fatto una domanda, questo potrebbe essere anche uno sviluppo per la pagina, se loro effettivamente erano contenti o meno dello scudetto del Napoli. Ho diretta a dei colleghi, amici, loro mi hanno risposto due di loro: noi siamo sempre stati tifosi di due squadre, la Salernitana e il Napoli. Allora ho detto, quindi mi aiutate a capire quello che sta succedendo. Allora dargli l'idea di fare un approfondimento, io proprio tecnicamente lo vorrei fare con loro, una tavola rotonda, ma se lo riuscissimo ad allargare. Bellissimo. E dare anche una spiegazione, anche non dico scientifica, ma un po' più razionale,
di quello che sì, sta perché succedendo, si fatica perché sempre a... effettivamente quest'anno sta dimostrando che c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa sì, di distorto, è strano, non sì. E bisogna parlarne, bisogna approfondirlo, perché sorvolare vuol dire ignorare il problema che c'è, che si ripresenta. Se riusciamo, anzi si dovrebbe interessare pure i sindaci, cose, sì, la politica, le società calcistiche. Luca ne sta parlando spesso, facendo i complimenti a Napoli, si fare sta in modo da togliere sì. questo obbrobrio, allora, è un obbrobrio, ma esce fuori dal calcio, questo discorso, sì. molto più vasto. C'è nell'imprenditoria, c'è nel sociale. Il napoletano a Salerno, un po' pure ad Avellino, è visto, non lo so, forse o per invidia perché ha una marcia in più, oppure perché sempre che pensa al napoletano che mischia il sociale, il vissuto economico, lo butta nel calcio e ne fa e ne escono fuori tutti questi pasticci qua. Mimmo, hai chiesto ai tuoi colleghi e ti hanno risposto così, però io conosco molti salernitani che proprio a Napoli c'è un genetico, no, capisci? Una differenziazione, che secondo me viene, non te lo so spiegare, viene dalla storia, viene da tante cose. Come si fa a non gioire che il capoluogo della tua regione vince uno scudetto, che è una cosa al sud, che è una cosa da essere orgogliosi anche da campani. No, ma hanno fatto subito i distinguo, qua non si festeggia. Però non tu c'è, perché bandiera, generalizzare così? No, generalizzare no, ma molti sono come i suoi colleghi. Guarda, io vorrei... Sono quelli che non si ti ricordi però. L'episodio che sì, è avvenuto sì. sui social? Sì. È emblematico, vorrei sì, raccontarlo. Sì, sì, sì. Come Claudio va a vedere la partita, a Napoli di festeggiare, se vince con la... con la Salernitana. Con la Salernitana. Facciamo 1-1 e lui posta una foto dopo l'amarezza del non festeggiamento. Lui posta una foto sui social con la famiglia, tutti gioiosi, contenti, i bambini che vanno a vedere. E un tifoso della Salernitana entra era un napoletano tifoso della Juventus, è sempre loro, però mamma era un mia gruppo della Salernitana, in quel discorso lì no? No, era nel gruppo dei fratelli. Vabbè, no, comunque in sintesi io ho seguito un posto anche nel gruppo di fratellanza sì. no, della questa probabile fratellanza che mi auguro bene. Però ci leggo troppa, c'è qualcosa che non va oltre il calcio, non è possibile. Questo poi è un tema di sociologia. È un tema che affronteremo di sociologia, sicuramente domanderemo a Ettore Lapegna sì. di fare una puntata con sociologi, affrontare questa cosa. Pasquale, allora, mi sei rimasto in sospeso con Lecce Spezia. Lecce Spezia è uno spareggio. Io comunque faccio il tifo per le meridionali. Mm. Il Lecce, lo Spezia sta in un'ottima forma, è un osso duro. Io faccio il tifo per il Lecce dai tempi di Zeman, perché è stato un allenatore che mi ha ispirato tantissimo e non ho mai cambiato questa. Quindi faccio il tifo anche se la partita è tosta per il Lecce. Ok. E poi ti chiedo Torino-Fiorentina. Torino-Fiorentina è pure una bella partita, forse sono le partite più belle che ci restano. Un Torino-Fiorentina ci può stare di tutto, vado per istinto. Ho visto una bella Fiorentina a Napoli, ho visto una bella proposizione offensiva, pensavo che Italiana fosse solo uno che si occupasse di non farti fare il gioco, invece è stata molto propositiva, a Napoli mi è piaciuto tantissimo. Metto il 2 per stima della Fiorentina e del progetto calcistico di Italiano. Ok, Mimmo? Il Torino pure stanno, ha fatto un bello, quindi la Fiorentina poi c'ha la finale di Coppa Italia, poi c'ha la semifinale di Conference, secondo me un po' di forza. Ha fatto benissimo sicuramente, però il Torino di Juric è più... Tignosa, più si porta lo 0-0 alla Fiorentina se la gioca la partita. Sì. Mi piacciono queste squadre che comunque vanno e giocano le carte per vincere. È un fatto personale. Sì, no, io ci vedo più un pareggio. Mm. Ok, vediamo il nonno che dice. Penso un pareggio pure sì. Ok, Claudio?
Il Torino fuori in casa gioca meglio che in casa, sapete? Ho notato questa cosa. Invece io penso che la Fiorentina vince, perché gioca bene, molto bene, ha messo sempre in difficoltà il Napoli, anche l'ultima partita. Sul piano fisico, ho visto una bella condizione. Italiano, un ottimo allenatore. Pressing alto, aggressivo, sì, recuperare la palla. Bella squadra. E quindi un 2. Ok, e adesso la partita nostra, Napoli-Inter. Allora Napoli-Inter, partita complicata, perché l'Inter, sono d'accordo, sulla carta è la migliore squadra, più completa che c'è sul campionato, sono due campionati. L'anno scorso, per, secondo me, meritatamente ha perso il campionato, meritava l'Inter, per un incidente accaduto a Bologna, perché quello è proprio un incidente, ha perso il campionato. Secondo me meritava l'Inter. L'anno scorso sì. È una partita difficile per voi, neanche nella partita di Champions, anche, però alla fine secondo me il Napoli la spunterà, quindi vittoria del Napoli, magari un bel 2-0 e noi siamo contenti. E chi segna? Guarda, no, perché lui si sente queste cose, l'oracolo. La scorsa puntata ho sbagliato totalmente, quindi stavolta vabbè, io credo che Osimhen sicuramente farà un gol. Tornerando. Che serve. Va bene. Napoli? Io 1-2. 1-2. Sempre per la macchia. L'Inter avrà la semifinale giocata, quindi probabilmente la testa alla finale di Istanbul, che penso che pure per loro è un traguardo. Un po' come il campionato per il Napoli, per loro la finale di Champions ha la stessa meraviglia, penso. Ma gioca prima della Napoli. Sì. E poi hanno anche la finale di Coppa Italia. Cioè l'Inter quest'anno paradossalmente può addirittura si gioca due, potrebbe giocarsi due finali. Io penso che a Napoli verranno un po' scariche, verranno quasi, non dico a rendere onore al Napoli, quindi il Napoli poi dovrebbe invece infierire il ricordo dell'andata, quindi io penso che il Napoli vinca. Ok, Pasquale. Allora io per il cuore dico Napoli, però se faccio un'analisi razionale, il Napoli non sta attraversando un buon periodo, mi aspetto una risposta rispetto alla prestazione di oggi sicuramente, però l'Inter è l'Inter, dipende molto da come esce dalla Champions. Perché se fa bene in Champions l'entusiasmo sta a mille ed è una partita aperta a tutti i risultati. Io dico un pareggio con gol, molti gol da ambe le parti. Due pure. Potrebbero anche guardare un po' le gambe, perché se arrivano in finale si cominciano a stare a tirare un po' la gambina dietro, quindi l'Inter può venire anche un po' scarico. Anche perché l'Inter oramai sta in piena Champions, secondo me è difficile che non c'entra l'obiettivo. Vabbè, dico un pareggio, però mi auguro una vittoria del Napoli. Un pareggio, allora un X si può fare? Sì, noi mettiamo un paio di doppie, già le avevamo spese in realtà, però ne mettiamo tre questa volta, così ci mettiamo la doppia anche a Napoli. Ma sì, abbogliamo. Va bene. L'over si può giocare, l'over. Possiamo giocare come vogliamo. E allora mi gioco l'over, pensi che sia una partita con... Va bene. L'over, allora faccio il riepilogo veloce per gli amici da casa. Foglio e penna, mi raccomando. Allora, giochiamo così. Atalanta-Verona X. Milan-Sampdoria 1-2, Lecce-Spezia 1, Torino-Fiorentina X2, Napoli-Inter 1X, eppure over. Ok. Giocate poco, in bocca al lupo. In bocca al lupo, e qui questa bolletta la prendiamo perché ci abbiamo qua il nonno del Napoli, oramai nonno Napoli. E niente, concludiamo questa 33esima puntata. 33. Sì, siamo a 33, ma ne abbiamo fatte tante di più, perché poi ce le andiamo a calcolare, perché secondo me siamo oltre gli 80, calcolando quella dell'anno scorso, eccetera. Non ritengo i conti. Ve lo faremo sempre sapere, vogliamo essere un po' più precisi. Io ho fatto solo un 12 popolare, una volta. Ah sì? Bellissimo. Allora, stasera anche ci siamo divertiti, siamo stati in compagnia con Gilda Marzatico, il nonno del Napoli, Leonardo Polverino. Scusa, io ho la mia memoria che era va a pezzi. Poi ci abbiamo il nostro dottore Mimmo Condurro e Pasquale Giobbe, centravanti a fine anni 70. Ex. Ma anche oggi. Non può pensare che vada a giocare ancora.
qualche partita si fa. Molto amichevole. Molto amichevole. Molto amichevole. A questo punto vi salutiamo, ci vediamo alla prossima e sempre Forza Napoli! Abbiamo nell'anima migliaia di sì che hanno sigillato l'amore delle coppie che ci hanno scelti. Abbiamo negli occhi la felicità di tante persone che hanno raggiunto traguardi importanti, che con onore ci siamo pregiati di rappresentare. Abbiamo nel cuore l'emozione di tanti sorrisi ricevuti in dono da chi ci ha scelto al proprio fianco nei momenti più belli. E abbiamo voglia di testimoniare tante altre storie ancora non realizzate. Non è un sogno. Sei da Collezione Regine, bomboniere e articoli da regalo. Corso D'Amato 59, Arzano.